attualmente le udienze non sono riprese al 100% ma al 120%, perché oltre alla quota ordinaria di lavoro, che era già tanta, l'ufficio appunto sta cercando, nei limiti del possibile, di riassorbire queste cause che erano state rinviate. In realtà noi non abbiamo mai smesso completamente, perché anche nel periodo del lockdown totale previsto dalla legge avevo fatto un provvedimento con il quale si individuavano quali categorie comunque di procedimenti dovevano essere trattati anche in quel periodo. Avevamo adottato anche protocolli di realizzazione delle udienze, anche avvalendosi di strumenti informatici quali Teams, per esempio nei procedimenti penali e nei procedimenti civili, così come l'ufficio ha fatto un largo uso nel settore civile del rito cosiddetto cartolare, cioè dello svolgimento delle attività difensive attraverso lo scambio scritto di memorie da parte degli avvocati da inserirsi nel PCT. In questo mese di settembre l'attività è ulteriormente aumentata, perché si stanno svolgendo a regime anche le udienze nel settore civile che non possono essere svolte col metodo cartolare, per esempio quelle udienze dove è necessario sentire testimoni o dove bisogna sentire le parti che sono magari in un numero rilevante. In questi casi abbiamo adottato la cautela di far svolgere le udienze civili nelle aule penali. Per quanto riguarda le udienze penali, la previgente prassi era che soprattutto nelle udienze di smistamento, cioè le udienze dove il giudice fa il calendario di ogni singolo procedimento e quindi smista appunto i processi che gli sono assegnati nelle varie date in cui saranno trattati, bene, questi procedimenti sono caratterizzati dal fatto che il sistema informatico che provvede a fissare i procedimenti davanti a ogni giudice non ha in sé la possibilità di rinviare a date e orari differenziati. In questo caso ogni giudice ha provveduto manualmente a riprogrammare l'udienza, scaglionando gli orari di presentazione delle parti e utilizzando anche come orari di comparizione le ore del pomeriggio. Per quanto invece riguarda gli accessi nelle cancellerie per i servizi tipici di questi uffici, abbiamo avviato nel luglio di quest'anno una sperimentazione con un gestionale che noi abbiamo chiamato Tribunale Firenze Smart Pass, un gestionale che è stato realizzato all'interno dell'ufficio con l'ausilio di una società che collabora con il nostro ufficio nell'ambito delle esecuzioni, e è stato realizzato appunto un gestionale che consente agli avvocati di prenotarsi direttamente presso le cancellerie di interesse entrando in questo sistema informatico. Con questa modalità abbiamo inteso evitare le code, perché se le cancellerie ricevono su appuntamento, evidentemente gli appuntamenti vengono scaglionati nel tempo, e in più gli utenti hanno il vantaggio che nel momento in cui fanno la richiesta di appuntamento indicano anche il motivo del loro accesso nelle cancellerie, e questo consente all'ufficio di preparare tutti gli atti che possono essere di interesse dell'utenza, che in questo modo, anziché fare due viaggi, con un unico viaggio, senza aspettare e senza fare la coda, potrà avere il servizio. A settembre abbiamo rifatto il punto della situazione con questa innovazione. Devo dire che il livello di soddisfazione degli avvocati è stato sicuramente maggiore rispetto alle preoccupazioni che erano state avanzate a luglio, e quindi vorremmo proseguire per questa strada.